Dottoressa Parello, si è conclusa la prima fase di scavo alla collina nord di Giunone. Quali sono i sorprendenti risultati? Allora, i risultati diciamo sono molti, sono in linea con quello che abbiamo cercato e quello che ci aspettavamo più o meno di trovare. Abbiamo recuperato planimetricamente questa casa settima B quasi nella sua interezza, ma la sorpresa è arrivata alla fine del cantiere quando nel settore ovest sul quale stiamo lavorando, settore ovest della casa sul quale stiamo lavorando da un pezzo, proprio perché è uno dei più complicati dal punto di vista stratigrafico, è venuto fuori un deposito votivo. In questo momento direi che il deposito votivo si colloca sopra i livelli di distruzione della casa. Ovviamente questo ha avuto un significato, deve avere un significato, e quello che pensiamo in questo momento è che probabilmente è il rito dei greci che tornano dopo che la città era distrutta, che si reinsediano e riprendono possesso dei loro luoghi e che ritengono necessario raccogliere quanto era stato sparpagliato probabilmente dai cartaginesi che avevano appunto distrutto questo quartiere. Quindi prima di procedere, di reinsediarsi, prima di cominciare a rivivere in questo quartiere, loro raccolgono i loro dei dentro questa fossa e danno loro una giusta collocazione. Questo materiale è già stato portato in sicurezza, verrà restaurato? Sì, sono diciamo, prevalentemente statuette che noi conosciamo molto bene in contesto cragantino, ne abbiamo tante al museo, davvero tante. Sì, abbiamo già dato il materiale sarà restaurato dalla nostra restauratrice e abbiamo già dato un piccolo incarico anche ad un laboratorio esterno per aiutarci, perché il materiale quest'anno è davvero tanto, tanto, tanto. Gli scavi alla collina nord del Tempio di Giunone hanno portato in superficie delle bellissime testimonianze, un ulteriore approfondimento scientifico promosso dal Parco Valle dei Templi. È uno scavo che giorno dopo giorno ci ha dato delle soddisfazioni e delle scoperte importanti. È iniziato in sordina, ma devo dire l'intuizione della collega Concetta Parello, l'archeologa che dirige gli scavi, è stata importante, devo dire, ci ha fatto vedere un luogo che si è cristallizzato in una data e in un tempo specifico. Siamo ai lembi di quello che poi sarebbe diventato l'abitato romano. Abbiamo ricostruito, nella prima sessione di scavi, abbiamo ricostruito parte dell'abitato e in ultimo, con lo scavo di quest'anno, proprio negli ultimi giorni abbiamo trovato questo ambiente che era dedicato probabilmente come a un culto particolare, e lì abbiamo trovato innumerevoli statuette votive, e questo ci ha dato un'ulteriore conferma che quest'area non era stata scavata prima, non era stata saccheggiata e che permane ancora. Per i segreti non finiremo con questo scavo che abbiamo appena concluso, ma riprenderemo dopo le vacanze con un ulteriore finanziamento un'altra parte di scavo, perché riteniamo che quest'area sia ancora oggetto di studi approfonditi che daranno poi alla luce una conferma delle nostre teorie e dei nostri ritrovamenti.